Buongiorno e buon giugno con questa energetica del confronto che ci guida. Io sono la Lori e qui sulla pagina delle Gibigianne ho curato lo spazio corpo compagno di viaggio. E voglio salutare le Gibigianne e tutti voi mostrandovi come mi confronto con il corpo quando c'è una situazione che voglio confrontare, quando mi voglio confrontare con le mie ombre in una situazione. Ve lo mostro perché possa essere di ispirazione se risuona a qualcuno di voi. Come sappiamo, il nostro corpo sa essere molto saggio con le sue indicazioni. Bene, mi metto con le gambe incrociate, in posizione di presenza seduta, tengo un'energia ricettiva, rilasso la muscolatura di schiena, spalle, braccia, mani, rilasso il collo, rilasso il capo. Apro la gabbia toracica con dei bei respiri e faccio dei bei respiri profondi che mi radichino e mi facciano sentire ben seduta al suolo. E poi visualizzo, sento, penso alla situazione che voglio confrontare e in cui mi voglio confrontare. E ascolto i segnali e i messaggi che mi manda il corpo e da quale parte del corpo questi segnali e messaggi provengono. Per segnali e messaggi intendo piccole contrazioni muscolari, irrigidimenti, respiro che si accorge, che non scende, non fluisce fino giù, oppure dolori o piccoli dolorini diffusi. E dall'altra parte invece ascolto dove sento un maggiore rilassamento muscolare, dove il mio respiro si espande, la mia gabbia toracica si apre. E poi vado a dare attenzione a tutte queste parti che mi hanno parlato e lo faccio con il respiro. Quindi faccio delle inspirazioni e quando espiro visualizzo proprio il mio respiro che va a riempire ogni parte che mi ha parlato. La va a riempire nutrendola di nuova aria, nuovo respiro, nuova vita. E faccio questo per ogni parte che sento comunicare con me, a voler proprio ripristinare all'interno del corpo un flusso di nuovo respiro, di nuova vita. Dopodiché prendo i miei piedi, li metto a contatto tra loro, porto i talloni verso il bacino, faccio questo movimento con le gambe, che enfatizza il movimento che abbiamo appena creato con il nostro respiro. Rilasso le spalle verso il basso, inspiro ed espirando vado giù. Abbandono il peso del capo, del collo, delle spalle, delle braccia e rimango in questa posizione per tre profonde respirazioni. E poi lentamente mi srotolo. E ritorno su e con questo esercizio finale abbiamo fatto lo stretching dei meridiani del cuore intestino tenue che ci aiutano ad avere chiarezza, centratura, lucidità. Sono collegati al nostro elemento del fuoco, quindi alla nostra passione, al nostro ardore, alla nostra gioia, alla nostra felicità. Ci aiutano a comunicarle con centratura, con lucidità, con chiarezza. E quindi con questa energia in corpo e avendo ascoltato i messaggi del corpo che magari mi hanno raccontato qualcosa proprio sulla mia storia, su ciò che sto vivendo, posso confrontarmi da uno spazio più chiaro, pulito e centrato. E da questo spazio voglio ringraziare le Gibigianne che sono per me amiche, donne, professioniste, che amo e stimo molto e ringrazio questo spazio di corpo compagno di viaggio perché per me è stato ed è uno spazio di libertà, di espressione del mio lavoro, di come voglio portare fuori attraverso il mio lavoro ciò che faccio, ciò che studio, ciò che amo e anche come voglio portare fuori me stessa attraverso il lavoro. Potete trovare gli altri video di Corpo Compagno di Viaggio nel canale YouTube delle Gibigianne, nella playlist Corpo Compagno di Viaggio.
e mi potete trovare sulla pagina Facebook Lorella Bodyteller a tu per tu con il corpo. Vi auguro un buon giugno e una buona estate. Ciao!